Ok, allora, vi dicevo ragazzi, ci occuperemo nelle prossime lezioni di misure di impedenza. Intanto, prima di iniziare a vedere quali sono i metodi e gli strumenti che possiamo utilizzare, iniziamo a capire che cosa si intende per impedenza. Sostanzialmente noi abbiamo impedenze di tipo capacitivo, di tipo induttivo. Di fatto, tecnicamente anche le resistenze possono essere viste come delle impedenze, ma le abbiamo fino adesso misurate e affrontate come delle semplici resistenze. Allora, in elettrotecnica vi sono stati introdotti degli elementi puri che abbiamo rappresentato col simbolo del condensatore, col simbolo dell'induttore. Questi elementi puri sono elementi ideali, caratterizzati da un comportamento tensione-corrente di questo tipo. Il condensatore è un dispositivo in cui la corrente è 90 gradi in anticipo rispetto alla tensione, mentre l'induttore puro è un componente in cui esiste uno sfasamento di 90 gradi in ritardo fra tensione e corrente. Quando noi andiamo a considerare degli elementi reali, un condensatore reale, un induttore reale non avranno mai questo tipo di comportamento. Perché? Perché ci sono una serie di fenomeni, sì, non ideali, che si manifestano in questi dispositivi. Ad esempio, nei condensatori abbiamo un certo numero di motivi per cui si dissipa della potenza attiva. Abbiamo gli effetti delle correnti parassite sulle piastre del condensatore, abbiamo dei fenomeni di isteresi dielettrica all'interno del dielettrico. Sono tutta una serie di motivi per cui un condensatore reale ha uno sfasamento fra tensione corrente, che è un angolo molto prossimo ai 90 gradi, ma inferiore ai 90 gradi. Analogamente, un qualunque induttore è caratterizzato di per sé, se lo andate a costruire, generalmente si costruiscono con dei fili, diciamo, avvolti in maniera tale da massimizzare il coefficiente di autoinduzione. Comunque questi fili saranno caratterizzati da un valore di resistenza. Quindi non ci dobbiamo stupire che anche nel caso di induttori reali lo sfasamento sia uno sfasamento inferiore ai 90 gradi. Allora, siccome io in elettrotecnica sono in grado di rappresentare solo dispositivi ideali, il modo con cui rappresento questi comportamenti reali è tramite dei modelli elettrici equivalenti. Nel senso che io posso raccontare questo comportamento come frutto di un condensatore con in parallelo un resistore, ovvero un condensatore con in serie un resistore. Vediamo perché un modello del genere CPRP CS, RS può dare origine a un comportamento del genere. Allora, nel caso in cui ho un modello elettrico di tipo parallelo, in un modello di tipo parallelo la tensione applicata al resistore, al condensatore, sono analoghe, mentre invece avrò una corrente I con P e una corrente I con R, che sono caratterizzate dall'essere l'una in fase con la tensione, l'altra a 90 gradi rispetto alla tensione. Quindi io posso vedere questa corrente come somma di una corrente IC e una corrente IR. Vedete, questa corrente IR è in fase con la tensione.
Questa corrente in C, IC è a 90 gradi rispetto alla tensione proprio perché il condensatore CP e il resistore RP sono due dispositivi ideali. Se chiamiamo con delta quest'angolo e il complemento a 90 gradi del fattore di potenza, posso scrivere che la tangente di quest'angolo delta è pari a rapporto fra questi due angoli, A con R diviso I con C. I con R la posso scrivere come V diviso RP. La I con C la posso scrivere come V diviso 1 su J omega T, quindi per omega C con P. Semplificando V e V ottengo che la tangente di quest'angolo delta, che prende il nome di delta prende il nome di angolo di perdita del condensatore, mentre la tangente di quest'angolo prende il nome di fattore di perdita del condensatore, è un parametro sintetico che vi viene fornito da un venditore di condensatori quando lo andate a comprare. Quando voi comprate un condensatore reale, il condensatore reale vi viene fornito col valore nominale della capacità e con il fattore di perdita, che mi rappresenta, tanto più è piccolo tangente delta, la tangente, vi ricordate, è piccola quando l'angolo è piccolo, tanto più è piccolo tangente delta, tanto più è buono il condensatore, cioè tanto più il condensatore reale si avvicina al comportamento del condensatore ideale. Avrei potuto fare un analogo ragionamento sul modello elettrico serie, dove questa volta la corrente è la stessa in entrambi, che fluisce in entrambi i dispositivi, mentre viceversa le cadute di tensione su RS e C con S sono, quindi chiamiamola V con R e V con C, sono due cadute che complessivamente arrivano a V. Allora, una caduta V con R è in fase con la corrente, una caduta è a 90 gradi rispetto alla corrente e si ottiene la tensione risultante. Quindi questo segmento è V con R, questo segmento è V con C. Anche qui posso calcolare la tangente dell'angolo delta, ovvero il fattore di perdita. Se questo è delta anche questo angolo qui, perché sono complementari dello stesso angolo, phi. E quindi posso scrivere tangente delta come il rapporto fra V con R e V con C. V con R lo posso scrivere come RSI, V con C come I diviso omega C con S, ed ecco che anche in questo caso siamo in grado di scrivere il tangente delta in funzione dei due elementi RS e C con S con cui ho deciso di modellare il condensatore reale. Tutta questa premessa è solo per dirvi che quando avremo come obiettivo quello di misurare un'impedenza incognita, la misura di un'impedenza incognita si traduce nell'avere due incognite. Queste due incognite possono essere i due parametri di un modello equivalente parallelo, CP e RP,
o i parametri di un modello equivalente serie, RSC con S, ovvero in qualche caso posso essere interessato anche se io conosco la capacità e il valore di tangent delta, sono poi in grado di calcolare tutti i parametri dei modelli equivalenti che preferisco. Tenete presente che ovviamente essendo tangent delta uguale nei due casi, perché sono due modelli dello stesso dispositivo, uguagliando queste due relazioni riesco a trovare i legami fra RS e RPC con SC con P, quindi posso passare senza problemi da un modello equivalente all'altro. Lo stesso ragionamento posso sicuramente farlo sull'induttore reale. Anche per l'induttore reale posso andare a fare dei modelli equivalenti che vedono LS e RS LP e RP. Ora, per un motivo strano, per un motivo di tradizione, di storia, non parliamo di fattore di perdita per gli induttori reali. Per gli induttori reali parliamo di fattore di merito Q come rapporto fra la potenza reattiva dissipata sul componente diviso la potenza attiva. Quindi vedete, mentre il tangent delta è tanto più piccolo il tangent delta, tanto più il condensatore si avvicina ad essere un condensatore ideale, per il fattore di merito, per gli induttori, quanto più è alto il fattore di merito, tanto più l'induttore si avvicina ad essere un induttore ideale. Un induttore ideale è un induttore in cui la potenza attiva è trascurabile rispetto alla potenza reattiva. Vediamo come si calcolano questi fattori di merito nei due modelli equivalenti. Allora, nel caso in cui ho un equivalente serie, potrò scrivere la potenza dissipata con un omega LS i quadro diviso RS i quadro, e quindi il fattore di merito può essere calcolato come omega LS diviso RS, mentre se vado a calcolare il fattore di merito in caso di un equivalente parallelo, basta esprimere gli stessi parametri in funzione è un V quadro su omega LP diviso V quadro diviso RP, e quindi è un RP diviso omega LP. Anche in questo caso posso passare da un parametro all'altro senza problemi e calcolare tutti i parametri che mi interessano. Quindi un'ultima sola notazione voglio farvi. Immaginiamo, è possibile calcolare il fattore di merito anche di un condensatore? Sicuramente. Andiamo a calcolare il fattore di merito, ad esempio, dell'equivalente serie. Professore, scusate, non so se è il mio problema, ma la risoluzione della telecamera è notevolmente, cioè, almeno io non vedo quasi niente. È un problema di tutti? Perché io vedo, oggi vedo molto bene qua, sulla la parte registrata. No, prof, io vedo abbastanza bene. E temo che oggi che sia un problema della tua connessione, perché... Okay. Sì, devo ricaricare la pagina. Mi spiace, ma... Comunque, insomma, l'importante è che poi
quando la si va a rivedere venga chiara. Sto sforzandomi di scrivere grosso, non so su quanto ci stia riuscendo. No, professore, ho ricaricato la pagina, adesso si vede di nuovo. Perfetto. Grazie. Benissimo, grazie a te. Dico, qualunque problema, fermatemi, io se no non me ne accorgo che ci sta qualcosa che non va. Vi dicevo, proviamo a calcolare il fattore di merito, ad esempio nel modello equivalente serie. A questo punto la potenza reattiva è una. Il quadro diviso è un quadro per l'impedenza capacitiva, quindi diviso omega C con S. Tutto questo diviso la potenza attiva. La potenza attiva è RS di quadro. Quindi vedete che il fattore di merito del condensatore si trova ad essere perfettamente l'inverso del tangent delta, del fattore di perdita. Quindi diciamo è veramente un fatto di abitudine di mercato, cioè nel senso, se voi andate a comprare dei condensatori e chiedete ma quant'è il fattore di merito del condensatore, chi ve li vende non sa di che cosa state parlando, mentre invece per gli induttori si parla esclusivamente di fattore di merito e mai di angolo di vendita e di fattore di merito. Allora, sintetizzando quanto detto fino adesso, misura di impedenza equivale ad avere due incognite, ovvero i valori dei componenti del modello equivalente che ho scelto per rappresentare il dispositivo reale. Allora, quindi tutti i metodi che andremo a vedere avranno il problema di dover determinare queste due incognite. Allora, come in molti altri ambiti, ci troviamo ad avere varie possibili soluzioni per misurare l'impedenza. Ed in particolare abbiamo dei metodi di ponte, che sono i primi che andremo a vedere. Abbiamo degli strumenti di tipo analogico, in particolare lo strumento analogico più utilizzato è il cosiddetto Q-metro, quindi abbiamo i ponti, per distinguerli dal ponte di Wheaton li trovate sotto il nome di ponti in AC, ponti in alternata, perché ovviamente quando vado a fare una misura di impedenza questa misura ha un significato in funzione della frequenza in cui mi trovo ad operare. Anzi, su questo aggiungo qualcosa tra un attimo. Abbiamo poi uno strumento, vi dicevo, di tipo elettronico analogico, che è il Q-metro. Si chiama Q-metro, ma ci consente di misurare resistenze, induttanze e capacità, parametri serie parallelo, analogamente agli altri dispositivi. E poi abbiamo la famiglia degli impedenzimetri numerici. Ok? Allora oggi iniziamo a parlare dei punti in alternata. Vi dicevo che si lavora in alternata e che c'è la frequenza. Perché? Quando io vado a calcolare il modello elettrico equivalente del mio dispositivo, misurerò, se ho un condensatore, la parte capacitiva, ma anche la parte attiva legata ai fenomeni parassiti di tipo resistivo. La maggior parte di questi fenomeni è di tipo frequenza dipendente. Vi ho parlato. L'isteresi dielettrica è proporzionale alla frequenza. Sono i dipoli dielettrici che si muovono all'interno del dielettrico e dissipano potenza attiva. Quanto più alta la frequenza, maggiore la dissipazione. Abbiamo poi
le correnti parassite sulle piastre. Le correnti parassite sulle piastre vanno col quadrato della frequenza. Per cui, quando vi si dirà mi interessa misurare questa impedenza, generalmente l'obiettivo è misurarla ad una determinata frequenza o per certi valori della frequenza. Nel senso, la frequenza rappresenta un fattore di influenza fondamentale da definire. Allora, iniziamo dai ponti, vi dicevo, e partiamo da una struttura generica di un ponte in alternata che ricorda ovviamente molto da vicino la struttura che abbiamo visto per i punti in continuo, ovvero per il ponte di Wheatstone. Abbiamo quattro oggetti collegati in maniera tale da formare un quadrilatero. Questa volta li chiameremo Z punto con 1, Z punto con 2, Z punto con... Allora, generalmente in posizione 3 andiamo a mettere l'incognita, quindi andiamo direttamente a scrivere Z punto con X, Z punto con 4. Abbiamo poi una diagonale di alimentazione che dovrà essere... dovremo essere in grado di variare sia l'ampiezza che la frequenza per quello che vi dicevo un attimo fa, nel senso che mi potrà interessare fare misure di impedenza a determinate frequenze, quindi se voglio fare la misura a 1 kHz devo alimentare a 1 kHz, se voglio fare la misura a 1 MHz devo alimentare a 1 MHz. L'ampiezza deve poter essere variabile, così come era variabile l'alimentazione del ponte di Wheatstone, per poter fare la misura pian piano a tensioni più elevate, a sensibilità crescenti, o anche perché qualche volta la mia impedenza è piccola e quindi devo avere un'alimentazione elevata, qualche volta l'impedenza è elevata e così via, devo giostrare il valore dell'ampiezza per poter far sì che la misura sia fatta in maniera opportuna. Ho una diagonale di rivelazione, nel ponte di Wheatstone la chiamavo questo dispositivo galvanometro. In questo caso usiamo il termine generico di rivelatore di zero, che è un dispositivo che è bravo a sentire quando non legge tensioni, quando non c'è tensione fra i suoi cavi, quando non viene attraversato la corrente. Possiamo fare una trattazione molto simile a quella che abbiamo fatto per il ponte di Wheatstone, nel senso che chiamiamo i con 1 e i con X le correnti che interessano l'impedenza Z1 e l'impedenza Zx. Vedete, la modifica simbolica significativa è che prima avevo R, adesso ho Z punto, ovvero dei numeri complessi o delle impedenze complesse, e le correnti vanno intese come da un punto di vista vettoriale. Cosa succede quando lui legge 0? Quando lui legge 0 posso scrivere che Z punto con 1 per I con 1 è uguale Z punto con X per I con X, perché sono uguali le cadute di tensione, uguali in termini vettoriali. Se qui non passa corrente, se qui non c'è differenza di potenziale, la corrente I con 1 fluisce nell'impedenza Z2 e la corrente I con X fluisce nell'impedenza Z4. E quindi potrò scrivere Z.2 per I con 1 uguale Z.4 per I con X. Rapportando membro a membro, ho che le correnti si semplificano e ottengo la equazione di equilibrio di un ponte in alternata che è Z punto con X uguale Z punto con 1 diviso Z punto con 2 per Z con 4. Ora, quando è che due numeri complessi sono uguali? Sono uguali o quando sono uguali la parte reale e la parte immaginaria, quindi da questa uguaglianza deriva che la parte reale di Zx è uguale alla parte reale di Z1
su Z2 per Z4 e la parte immaginaria di Zx uguale parte immaginaria di Z.1 su Z.2 per Z.4, oppure che sono uguali come modulo e fase. Quindi il modulo di Z.x è uguale al modulo di Z.1 su Z.2 per Z.4 e la fase θ con x è uguale a θ1 meno θ2 più θ4. Vedete che ho ottenuto quello che volevo, di quello di cui avevo bisogno, ovvero ho due equazioni in due incognite, perché come vi ho detto, misurare un'impedenza incognita equivale a determinare i parametri del modello elettrico equivalente del condensatore o dell'induttore che ho sotto prova. Quale uso fra queste due relazioni? Useremo sempre l'uguaglianza fra parte reale e parte immaginaria dei due lati dell'equazione. Useremo qualche volta l'equazione di equilibrio delle fasi soltanto come colpo d'occhio sul nostro circuito per vedere se, se il ponte, così come è stato costruito, funziona in maniera corretta. Qualche piccola considerazione su questi dispositivi, sul generatore e sul rilevatore di zero. Il rilevatore di zero, qual è la caratteristica principale che deve assicurare? È la proprietà più interessante di un rilevatore di zero è la sensibilità. Ok? Cioè ci interessa che lui sia in grado di sentire grandezze il più piccolo possibile. Quanto più è bravo a sentire grandezze piccole, tanto più io riesco a fare la misura in maniera accurata. Ci interessa però questa volta anche un'altra proprietà del mio rilevatore di zero, ed è la sua selettività. Il termine selettività si usa quando ho strumentazione di misura per indicare la capacità di sentire solo alcuni aspetti di un fenomeno e non tutti gli aspetti, e non sentire cose diverse da quello che è il mio interesse. Qui mi interessa la selettività in frequenza. Che vuol dire? Vuol dire che se io alimento, voglio fare la prova, voglio misurare l'impedenza ad un kilohertz, io qui alimenterò un kilohertz, ma quando alimento un kilohertz, spesso butto dentro anche armoniche, non sempre riesco ad avere un generatore ideale che mi dia un tono puro e tale da avere nel circuito solo un kilohertz. Allora la cosa importante è che lui viceversa senta solo un kilohertz, in maniera tale che la mia misura, il mio equilibrio sia legato a quella particolare frequenza su cui io sto facendo la mia misura. Di contro il generatore, come vi dicevo, deve essere regolabile in ampiezza e frequenza. Ovviamente mi fa piacere che abbia che sia il più possibile caratterizzato dalla capacità di generare un tono puro, e quindi se voglio fare la prova a un kilohertz mi deve tirar fuori solo un kilohertz e così via. Comunque, combinando opportunamente generatori e rivelatori, qualche volta nei ponti in alternata vi vendono kit di generatore e rivelatore, quindi un unico oggetto che ha sia la parte in cui genera che la parte in cui
sente, e questo perché si facilita la selettività se io sto agganciato in frequenza al mio generatore. Comunque, questo in generale. Ora, di punti ne trovate sui libri e nei materiali didattici, ne trovate numerosi, forse altro perché abbiamo i punti per misurare capacità, i punti per misurare impedenza, e un po' perché queste varie combinazioni possono essere scelte in maniera opportuna a seconda delle varie situazioni. Allora, adesso vedremo tra oggi e domani un certo numero di punti in alternata, in maniera tale anche da poter dare qualche ulteriore indicazione su quali sono i problemi connessi a questo tipo. Allora, un primo ponte che vediamo è un ponte che si chiama a confronto di capacità serie o ponte di Gott, quasi tutti i ponti hanno il nome di qualcuno a cui sono in qualche modo associati, il primo che li ha in qualche modo sviluppati. A volte i libri diciamo, assegnano, attestano dei circuiti diversi a persone diverse, quindi diciamo. Non è univoca l'attribuzione dei punti. Allora, il ponte di Gotti è un ponte a confronto di capacità serie. Allora, intanto decidiamo di modellare il mio condensatore con un modello equivalente serie, C con S, R S. Mettiamo due resistori nelle posizioni 1 e 2. E a questo punto mettiamo un condensatore e una resistenza in posizione 4. Abbiamo poi la diagonale di rivelazione e l'alimentazione. È un circuito. Vi ricordate, nel punto di Wheaton noi avevamo un'unica equazione da portare a zero e avendo un'unica equazione da portare a zero avevamo bisogno di un elemento variabile nel circuito. Poiché qua abbiamo due equazioni da dover portare a zero, avremo bisogno di due elementi variabili. Allora, ad esempio, immaginiamo di utilizzare come elementi variabili la capacità e la resistenza posizionati in posizione. Allora, proviamo a scrivere l'equazione di equilibrio di questo ponte, sappiamo essere zx uguale z1 su z2 per z4 e andiamo a mettere i valori per questo tipo di circuito. Allora, zx posso scrivere rx più 1 su j omega c con x, che è uguale r1 su r2, che moltiplica r4 più j 1 su j omega c con 4. Uguagliamo parte reale e parte immaginaria, ottengo Rx uguale R1 su R2 per R4 e 5x uguale R2 su R1 per C con 4. Allora, intanto vi faccio notare una cosa: abbiamo ottenuto delle equazioni di equilibrio in cui non compare omega. Allora sentirete qualche volta dire che questo ponte, così come tutti quelli che cerchiamo di realizzare, sentirete dire che il ponte è indipendente dalla frequenza.
non è assolutamente vero poter dire, non è assolutamente corretto poter dire che il ponte è indipendente dalla frequenza. Perché se varia la frequenza, chi varia? E varia proprio Rx, cioè varia il parametro parassita con il parametro con cui modelliamo gli effetti parassiti. Quindi la frequenza conta sempre. Quando io sentite dire è indipendente dalla frequenza, vuol dire esclusivamente che le equazioni di equilibrio non vedono comparire la frequenza. Da queste due equazioni vado poi a calcolare, posso anche calcolare tangente delta, è un equivalente serie, quindi omega rs c con s, quindi nel nostro caso rx c con x, il che equivale a dire omega, se andate a mettere al posto di rx r1 su r2 per r4, al posto di c con x r2 su r1 per c con 4, viene omega r4 c con 4, che è quello che mi aspetto, nel senso che per come ho realizzato il circuito, il ponte andrà in equilibrio quando questi due oggetti fisici saranno in grado di rappresentare perfettamente quest'unico componente reale. Attenzione, noi non faremo proprio alternare il laboratorio, per una serie di motivi, un circuito che da un po' abbiamo lasciato perché creava in laboratorio una serie di problemi. Capitava a volte che arrivavano gli studenti in laboratorio e dice: professore, mi avete lasciato solo C con X, non c'ho anche RX. Allora, l'oggetto incognito di un ponte in alternata, l'oggetto incognito di una misura di impedenza, è un unico componente fisico, il condensatore reale, che voi modellate con due elementi elettrici equivalenti. Una capacità serie, una resistenza serie, una capacità parallela, una resistenza parallela, a vostra scelta. Ok? Allora, per questo primo ponte andiamo anche a fare l'altro passo che sono abituato a fare quando in questo corso, quando faccio una misura, ovvero a calcolare l'incertezza da associare alla mia misura. Devo fare qua il medesimo ragionamento che ho fatto nel ponte di Winston, nel senso, non posso affrontare direttamente queste due equazioni. Perché? Perché queste due equazioni dimenticano il fatto che quando il rivelatore indica zero, in realtà in quel circuito la tensione non è nulla. Possiamo solo dire che è più piccola di quella che lui è in grado di misurare. Tra l'altro in alternata, per quanto ci sforziamo di fare risoluzioni molto buone nei sensibilità molto buone nei rivelatori di zero, non riusciamo ad andare così in basso come sto dicendo che noi dobbiamo anche in questo caso immaginare che nel circuito ci siano delle variazioni di impedenza che io non sento, variazioni di impedenza che io rappresento in questa equazione come un dzx, delle variazioni di impedenza tanto piccole da non essere sentite dal rivelatore, il cui valore medio è zero, quindi nella soluzione dell'equazione non compaiono, ma che nel calcolo dell'incertezza devono essere tenuti in conto. Posso immaginare, fare un'ipotesi semplificativa, e dire che la parte reale di questa impedenza del ZX gioca nell'equilibrio legato alla parte reale, mentre la parte immaginaria di ZX gioca nell'equilibrio della parte immaginaria. Sto dicendo che queste due equazioni le devo riscrivere. RX uguale
R1 su R2 per R4 più DRX, e C con X uguale R2 su R1 per C con 4 più DC con 4. Quando vado a fare il calcolo dell'incertezza, ottengo che l'incertezza su Rx è uguale alla radice quadrata dell'incertezza al quadrato su R1 su R2 per R4 più l'incertezza al quadrato su DRX, e l'incertezza su C con X è la radice quadrata dell'incertezza al quadrato di R2 su R1 per C con 4 più l'incertezza al quadrato di DC con 4, cioè di C con X. Come le affronto questi due termini? L'incertezza su questo prodotto si fa in maniera tranquilla, perché so che l'incertezza relativa di questo termine R1 su R2 per R4 è uguale, diciamo, l'incertezza relativa al quadrato è pari all'incertezza al quadrato su R1 più l'incertezza al quadrato di R2 più l'incertezza al quadrato di R4, sempre incertezze relative e un legame di tipo prodotto. Per passare all'incertezza assoluta basta moltiplicare per la grandezza elevata al quadrato, quindi moltiplicando questo per R1 R4 su R2 al quadrato ottengo l'incertezza un quadro R1 R2 R4 al quadrato. Come faccio a calcolare l'incertezza legata a Rx? L'incertezza legata alla sensibilità rispetto alle variazioni di resistenza. Allora io ripeto qui il ragionamento in maniera tale che ve lo risentite, risentite lo stesso ragionamento che abbiamo fatto sulle potenze. Io dovrei prendere Rx e incognito e variarlo di una quantità piccola, figuriamoci. Allora, in questo caso Rx non è neanche un componente reale, è un componente con cui ho modellato delle perdite, quindi il pensiero che io possa prendere Rx e variarlo è proprio impossibile. Però vale quello che ho detto nel ponte di Wilson, nel senso che posso capire qual è la sensibilità del rivelatore rispetto a variazioni di resistenza non variando Rs, ma variando R4. Perché in qualche modo posso dire che DR4 su R4 è uguale a DRX su Rx. Questo si vede andando a prendere l'equazione Rx uguale a R1 su R2 per R4 e differenziandola. Se voi la differenziate ottenete DRX uguale R1 su R2 per DR4 e dividendo per Rx ottenete questa, che equivale a dire che le variazioni relative di R4 hanno gli stessi effetti delle variazioni relative di Rx. Quindi anziché variare Rx, vario R4. Ma poi R4 non la posso variare di maniera infinitesima, la posso variare solo di maniera di una quantità finita. Ma posso dire che delta R4 sta a delta lambda come DR4
sta a d lambda, dove d lambda è la minima variazione apprezzabile sul rivelatore di 0. Delta lambda sono le variazioni finite conseguenti a delta di 4. E quindi da questa relazione ottengo che Rx è uguale Rx su R4 per dr4. E al posto di dr4 vado a scrivere Rx su R4, al posto di R4 posso scrivere delta R4 su delta lambda per d lambda. Tra l'altro era interessante fare ponte anche in laboratorio, perché si vedeva che in questi casi, poiché non dimentichiamoci che questo ponte è un ponte che fa misure di capacità, dove quindi le resistenze sono un termine ancillare, parassita. Allora che cosa succede? Che questa variazione di R4 in un ponte, per far sentire qualcosa al ponte, io nei casi pratici devo variare la resistenza di 200-300 ohm, cioè non di una quantità piccola, ma di una quantità significativa, in maniera tale da poter leggere sul rivelatore qualche spostamento. Quindi con questo termine calcolo del Rx, che è l'incertezza su Rx, sarà questo termine diviso radical 3. Lo stesso ragionamento perfettamente simmetrico lo potrei fare ovviamente sul C1 4. Sull'equilibrio voglio aggiungervi ancora una considerazione. Questo è un rivelatore che sente l'andare a zero di un vettore corrente, di un vettore tensione. Che vuol dire? Vuol dire che un vettore esiste in un piano, parte reale, parte immaginaria, avete un certo vettore squilibrio. Il vettore squilibrio è fatto di uno squilibrio legato allo squilibrio resistivo e uno squilibrio legato allo squilibrio capacitivo, induttivo, a seconda. In questo ponte io riesco a far sì che le due equazioni sono equazioni indipendenti tra di loro. Cioè, se io vario R4 a zero questa equazione, se io vario C con 4 a zero questa situazione. Che vuol dire? Vuol dire che io in un caso lavoro su questa componente e in un caso lavoro su questa componente. Immaginiamo che questa sia la componente resistiva e questa sia la componente reattiva. Ok? Allora che succede? Che a un certo punto immaginate di avere ridotto la componente resistiva. Vuol dire che questo vettore diventa solo squilibrio reattivo. Vedete un attimo quanto è variato da qui a qui il modulo di questo vettore. Di pochissimo. Cioè, se io mi trovassi in laboratorio, io avrei voglia di variare questa R. Io vedrei il vettore squilibrio che si muove di poco. Diverso è se io riduco lo squilibrio reattivo. A questo punto, se io riduco questo squilibrio, immaginiamo, arriviamo a questo valore, anche senza aver ridotto lo squilibrio resistivo, il vettore si è ridotto di molto. È quello che avreste avuto modo di vedere in laboratorio facendo l'esperienza, perché quando iniziate a collegare il circuito, tutto lo squilibrio è quasi tutto squilibrio capacitivo, quello è un condensatore quello che avete messo, quindi è quello che in qualche modo dovete azzerare. Per cui all'inizio avete voglia di variare R4, non si sente nulla. Variate C con 4, quando a un certo punto lo squilibrio legato alla parte reattiva è diventato piccolo, a quel punto iniziate a sentire anche R4, quindi potreste anche toccare R4 in maniera tale da portare questo equilibrio a zero. E alla fine, in questo tipo di misura, vedrete che non riuscite mai a portare questo vettore squilibrio
a zero. Nel senso che troverete dei valori di minimo di questo vettore. Ok. Oggi direi che abbiamo finito e domani mattina proseguiamo con una serie di altri ponti in alternata, oltre che affrontare altre problematiche di incertezza di misura legate ai fenomeni parassiti presenti.